rinnovare i contratti, cambiare la legge 107, questi i motivi che hanno portato oggi ancora una volta in piazza insegnanti e personale ATA. Molte le manifestazioni che si sono svolte nei capoluoghi regionali, stamattina e oggi pomeriggio. Al mattino le manifestazioni si sono tenute a Genova, Ancona, Trieste, Bologna, Terni, Firenze, Potenza, Perugia, Venezia, Napoli e Milano. Nel pomeriggio è sceso in piazza il personale della scuola a Roma, Palermo, Catania, Torino, Pescara, Campobasso, Bari, Cagliari, Catanzaro. Non siamo disponibili a subire passivamente un modello di scuola e di organizzazione del lavoro che mette in discussione valori e principi costituzionali e quanto hanno sostenuto i rappresentanti sindacali nelle varie piazze. L'obiettivo di questa ennesima protesta del personale della scuola è quello di cambiare le tante criticità della legge 107. Oggi, in piazza, docenti e ATA hanno inoltre ribadito al governo che la contrattazione e la collegialità sono un principio di libertà che non si tocca. Nelle varie manifestazioni, i docenti hanno chiesto il rispetto della sentenza della Corte di Giustizia europea per garantire la stabilizzazione di tutti quei precari esclusi dalle missioni in ruolo. Dal nord al sud, il personale della scuola ha chiesto con forza il rinnovo del contratto nazionale, riconosciuto come un diritto dalla Corte Costituzionale e bloccato ormai da tanti anni. La decisione del governo di stanziare solo 200 milioni per il rinnovo dei contratti pubblici è stata giudicata inaccettabile da tutti i rappresentanti sindacali, perché corrisponderebbe ad aumenti medi irrisori, pari a 4 caffè al mese. Oggi i lavoratori della scuola hanno espresso la volontà di non essere ulteriormente umiliati dal governo Renzi.